Moser, ancora in piena forma, impegnato ancora una volta in un Giro d'Italia, sia pure in veste diversa. Siamo qua, ormai è 18 anni che faccio il giro con la banca Mediolanum e ogni anno siamo passati qui anche 2 o 3 anni fa a Santa Ninfa, eravamo venuti e poi qui sono passato col Giro d'Italia, ero venuto anche in vacanza qui al villaggio con un gruppo di ciclisti e eravamo passati anche col Giro di Sicilia un anno da queste parti. Com'è questo Giro d'Italia in epoca Covid? Beh, la corsa è come prima, adesso c'è tutto questo, diciamo, problema del distanziamento, delle mascherine, tutto è un po' bloccato e speriamo che la cosa non diventi più pesante perché allora non so che provvedimenti prenderanno, perché purtroppo è così. È questo giro fatto ad ottobre? Non credo che climaticamente, forse qua al sud penso che è meglio che il maggio, perché a maggio piove tanto e qui non prenderemo l'acqua, anche se da noi sta piovendo in questi giorni, speriamo che si sfoghi, che poi quando siamo su sia un po' meglio, perché sta facendo l'alluvione su nel nord. C'è qualche ciclista che secondo lei è più avanti degli altri per la vittoria finale a questo giro? Ma credo che domani vediamo chi non lo può vincere più che chi lo può vincere, perché ci sarà una certa selezione sicuramente, perché è una salita molto difficile quella dell'Etna, e penso che c'è sempre stato qualche pesce grosso che casca nella rete, adesso vedremo chi sarà, insomma. Bettini, oggi con quale spirito si prende parte a questo Giro d'Italia? Ma sicuramente oggi per me e anche per Moser che arriverà a breve è un momento di divertimento, è un evento parallelo, i ragazzi in gara ci avranno più stress sicuramente mentre si avvicineranno qua e poi a Agrigento, noi cercheremo invece di far vivere ai clienti, agli amici dello sponsor della maglia blu, la Banca Mediolanum, di fargli vivere un Giro d'Italia diverso, di portarli a toccare con mano quello che è la realtà dell'evento Giro d'Italia, però fondamentalmente siamo qui per divertirsi. Come si prospetta però questo Giro d'Italia in edizione straordinaria in epoca Covid? È un giro molto duro, tecnicamente parlando, è un giro molto difficile proprio per il contesto in cui ci troviamo quest'anno, perché intanto siamo abituati a correrlo a maggio. Ottobre è un'incognita per tutti, soprattutto quando ci si avvicinerà alle grandi montagne. Si parla tanto di neve, l'incognita più grande non è la neve, ma sono le giornate fredde. A fine ottobre si può trovare, anche a maggio, ma a fine ottobre se trovano pioggia o trovano freddo, farà freddo anche perché ci sono meno ore di luce. A maggio tendenzialmente le giornate allungano, adesso tendenzialmente accorciano. Pertanto è complesso, molto complesso. È una stagione molto difficile, però ben venga che è stata riorganizzata, ridisegnata. E come ci siamo detti ieri alla partenza a Palermo, bene che ci sia il giro. Tre nomi che possono vincere il giro. Ma hanno già corso la crono, hanno fatto poco, ma abbiamo già visto qualcosa. Geraint Thomas parte con diversi secondi di vantaggio su tutti, è uno dei grandi favoriti. Fuglsang può essere un uomo pericoloso e speriamo il nostro Vincenzo che possa ancora, anche se ciclisticamente parlando e a livello di carriera parlando, inizia ad avere una certa età, però spero e speriamo tutti che possa essere ancora là a lottare per il podio.